sempre disposti a scrivere qualcosa di bello su di noi. Speriamo che però non scrivano del brutto quando uscite, cioè, però non si sa mai. Mentre invece, però, già che se riusciamo a avere delle testimonianze, noi abbiamo bisogno di tante testimonianze, perché il film non è un documentario, perché il documentario diventa pesante, soprattutto perché l'Agis Scuola ce l'ha richiesto, girava tutte le scuole d'Italia da settembre, e quindi i ragazzi si stuferebbero un po'. Invece diventa un film. È un film su Don Bando, però è una cosa un po' particolare, che piano piano poi ci arriveremo. Però più testimonianze abbiamo dal reale, le useremo poi nel film, perché ci sarà un Don Bando particolare, che è giovane, e quindi tutto quello che lui ha fatto da giovane verrà interpretato in questa maniera qui. E poi ci sarà, lo possiamo dire, il prete Don Maurizio, che arriva a sostituirlo, ma la gente del paese non è che la accetta. Allora lui vuole scoprire il perché succede questo, vuole sapere il perché, e nessuno vuol stare con lui, nessuno viene in chiesa. E allora è da lì che inizia la storia di Don Bando, vuole capire che uomo era, se era, cosa ha fatto nel paese, perché tutti lo amano in questa maniera. Quindi più testimonianze ci sono, meglio. Adesso vada pure, cosa gli ha fatto? Io ho conosciuto Don Bando attraverso un fratello delle scuole cristiane che era responsabile degli scout a Milano. Sì. Penso che era Milano 23. E praticamente il Don Bando, collegato col fratello, venivano qui a fare il periodo degli scout. E così io cercavo casa e il fratello mi ha detto: guarda, prova a richiamare Don Bando. Sono arrivato da Milano. Sembrava di non arrivare mai, dico, quando cerchi una cosa non sai mai qual è il punto di arrivo, no? E niente, Don Bando era lì fuori che tagliava le rose, così com'era, sempre pronto a prendere in mano la situazione, mi ha accompagnato in 3 o 4 posti e poi mi ha consigliato la casa dove ho comperato. E ancora adesso? Sì, ora, che sono 41 anni. Però la casa era in costruzione, però lui mi ha detto: guarda, prendi quella lì, poi troviamo sempre le persone che brave, che ti possono aiutare. E così è stato. La faremo con le tecnologie moderne possiamo fare. La spariamo, sì.